Eccoci qui ragazzi, andiamo avanti con la nostra partita. Ah, i cavalieri ovviamente sono i cavalieri italieri. Quello che mi mancava era la collocazione, non sapevo che erano finiti poi a Rodi. Dunque, qui non mi ricordo bene cosa stavamo facendo, però. Beh, loro mi stanno embargando, chiaramente. Allora, una riforma governativa, vediamo un po'. Come diminuisce il costo della stabilità. Policies, view 1. Policies sono queste qua. Potrebbe sbloccarmi questa. E anche il coso della stabilità. Altrettanto intrigante perché comunque potrebbe poi servire più volte. Andiamo per la stabilità. Comunque, dopodiché, tregua. Milano, Ferrara, Vescova, Austria, Brandeburgo, Alsazia. Siamo un occupato con un 88. Ah no, c'era il motivo, prezzo 62. Sì, no, beh, ho scelto apposta. Qui dunque, ho messo per la tecnologia 20%. Non so, forse potrei fare pensare a un po' di sviluppo. Infelicità del clero, dunque 10 di fedeltà, 15 prestigio. L'influenza papale l'avevo utilizzato, sì, ne ho ancora 43. Anche cercare di diventare controllore papale. Allora, stabilità, diplomatici più 1, prestigio. Beh, non è che pesco i punti. Sono in guerra, non posso utilizzarlo. Capisco il prestigio, in guerra. Comunque sono le mie flotte che gironzolano. Produzione purtroppo, dunque qui potrei utilizzarli per cambiare la cultura, che sarebbe il top, perché comunque mi dà dei malus, sì. Non indifferente oltretutto. È che dunque 7 punti alla volta. Sono circa sui 500. 20 mesi più o meno, 200. No, molti di più, 70. Vabbè, adesso andiamo avanti. Adesso sto andando a bomba, ma non mi ricordo bene cosa stavo facendo.
Vabbè, un generale che troviamo. Ok, ho avuto un tratto. Cazzo, 80 anni, porca troia. Questo qua figa c'ha 0 punti diplomatici, che merda. Devo scegliere nella chiesa. No. Facciamo così. Papà protegge un'abilità di meno di... Vabbè, sono anche questa. Meno 10, perché no? No, tecnologia è troppo avanti. Male, siamo in anticipo sui... Quei teneri punti almeno da... Ah, cazzo. Conoscenza è forte. Allora, lasciamola. Retrench è aumentato, morale è aumentato, shipyard, bene. Fanteria, cavalleria, shock, reggimento al camp. Vabbè, per adesso... Vediamo un attimo. A livello di sviluppo. 22, siamo lontani dallo spazio per la costruzione. Lo shipyard aumenta il force limit delle navi. Anche diminuisce il tempo di costruzione e di riparazione. Allora, imperatore, vabbè, non mi interessa. Appena ha lasciato la Red League. La Spagna entra nella Golden Era. Della fede. Ora adesso non mi vado a ingabolare in situazioni particolari. Dunque, vediamo un attimo. Siamo molto amici di Venezia.
Anzi, forse alleati, no? Abbiamo amicizia un po' dappertutto, anche con i russi, i mamelucchi, i ottomani, più o meno. Non abbiamo grandi nemici, se non la gentaglia qua. Metto l'imperatore, sempre austriaco. E dunque a sto punto, visto che non cambia il coso, blocco l'idea. Prestigio. States 3 Courthouse, bene. Allora, forza dei missionari più 1% in istituzione embracement cost 10 per... No, questa la tralascio per il momento perché adesso non ho ancora, non ho bisogno del... Allora, però quello che volevo fare dunque è cambiare la cultura, adesso posso permettere. Le tregue, bene. Dunque, il discorso culturale era sulla provincia. E questo è molto importante. Levarsi dalle palle tutti quei malus maledetti. Efficiency più 10% foreign spin detection, vabbè, se ne frega. Dunque, iniziamo a ragionare sull'esercito. 1.93 significa che posso mantenere tipo 7-8 soldati. Ho trovato soldati anche se però c'è da calcolare il 40 ai 40 centesimi del forte. Anche se potrei poi appunto di togliere, quindi più o meno è bilanciato il discorso. E comunque 38 anni, questo qua mi va avanti ancora per un bel po'. E... No, sono indeciso sul costruire o no l'esercito, cazzo. Parco, molto spazio. Come sono messo? Bene, potrei. Sì, a questo punto potrei costruire ancora una barca. Così vanno a pari e comunque ne ho ancora 900, eccetera. Poi magari nel tempo ho fatto anche qualche bonus. Facciamo così, diamo un punticino di sviluppo militare. Bene, che me li ha aumentati a 9, quindi potrei farne anche due di barra. Però per adesso facciamo una e teniamo... O lì così se loro aumentano. Cambiare la cultura ci mette un bel po'. Cosa sta succedendo? Piena. Cazzo, siamo ancora... Ok,
Madonna, per un problema commerciale, che palle, oh. Mi vengono a far fuori da... Comunque, stiamo beccando i sussidi. Allora, beccare i sussidi significa che potremo costruire un esercito di mercenari. Proprio costano un botto, figlio. No, lascio fortina, basta. Culo quadro. Dunque 94 punti, eh. Potrei cercare di arrivare a 100 e usarli per la stabilità. Avevi i cazzi di ottomani, porca puttana. Delle bestie, figo. Che non mi rompere i coglioni. Ma d'altronde sono son proprio qua in una posizione. Anche a Venezia mi stupisco Ferrari, Milano. Ferrari alleata con l'Au. Siamo fottuti, tu. Posso far niente, sono bloccato qua. Il problema è Venezia che sta cadendo, cioè ormai. Vabbè, punti ritengo. Diamogli un colpettino, va. Allora. 10% dell'income each month for preparation. 10 anni, 60, 2 di inflazione, non è niente. Adesso sono ancora in guerra con Ferrari e Milano. L'Austria è uscita di scena. Andiamo a dar manforte alle barche veneziane, per qualcosa.
Perché non gli fa il blocco navale su Ferrara? No, forse perché glielo fa Venezia. Venezia sul esercito. Ci sono anche le ribellioni, un casino, poveracci veneziani. Abbiamo i soldi, non vogliamo prenderci un punto di stabilità. Ora finisco. Non ho visto che batteva, ho chiuso troppo in fretta. Guarda, se ne è ancora in guerra l'Austria. Allora, Ferrara, Milano, cazzo, un problema qua. Ah, ma perché si è dispersa la flotta? Perché si è dispersa la flotta? Dove sono andati? Raccogliere l'esercito. Io ho perso tutte le navi, no? Non dipende da me. Una guerra difensiva o offensiva? Serbia è attaccante. Con Luca.
Ecco, sono dei figli di puttana, siamo fiaccati dalle guerre, cazzo. Allora, 7.000 della Bosnia, serbi 14.000. Non hanno sbocco sul mare, quindi io non posso fare un cazzo. Preghiamocene. Comunque, prossime tecnologie, abbiamo delle navi nuove. Potenza amministrativa. The forgery might be discovered. Qui la devozione è già quasi al massimo. Preferisco un 10% di ritardo sulla tecnologia, quanto siamo avanti. Diminuisce l'influenza della nobiltà. No expenses, diamo anche un po' di inflazione, se ne frega. No, questo finisce poco. Siamo in anticipo, dare un po' di tregue. Allora, 100 diplomatic power, stability. No, questo non me ne frega un cazzo perché tanto sta cambiando la cultura. Tanto viva. Speriamo in barbara. Ah, si è ritirata Lucca? Cazzo. Mi ha lasciato i veneziani da soli. Allora, trade efficiency, bene. C'è anche una penalità abbastanza grande del colonialismo. Allora, Nebus Caravelle e Carrick, bene. Modifiche sull'esercito che per adesso c'è senza rilevante, mettiamo qualcosa di difensivo. Faccio un paio di caravelle.
Ah, perfetto, ambito te. Bene. Due favori, abbiamo fatto un caso. Scusateci. No, per carità, cioè con noi veneziani fino adesso sono stati perfetti, eh. Monarca. Power projection. Adesso si vanno ad attaccare automaticamente. Adesso non so, magari se integrarle con una galea. Guerra ottomani mamelucchi. Che gli ottomani sono presi tutto questo territorio. La tregua con gli ottomani finisce. Adesso speriamo che si dia una mossa qua con la cultura. Fino. 2 marzo 1514. Ah, cazzo, cazzo, cazzo. Ho dimenticato la tecnologia. Ah no, è ancora zero, figa. Vabbè, allora faccio l'idea. Mantiene il scorso meno 50% di 90. Bene, dai. Cazzo, spero di esserci arrivato in tempo da non aver sprecato tutti i punti, perché oltre un certo limite non va. 10 naval tradition, molto bene. Prima che manca cos'è? Join the battle. Vedete, scolgo. In caso di belle. Ah, quelli che vogliono. Va bene. Come? Tanto. Un po' Giuda. Fare in fretta con la cultura. Nel 514 è lunga, eh? Prestigio altissimo, eh? Allora, il discorso religioso. Missionario. Ancora un bel po' prima che si diffonda.
fare o due galee o ancora due caravelle per aumentare il trade power, che non è male. Mica quant'è? Dunque, facciamo ancora uno staff militare. Andiamo di idea diplomatica a questo punto, eh. Perché Naval Tradition for Protecting Trade 100%, no, questo ci serve. Abbiamo 8 navi a proteggere il... Tregue. Sta parlando la guerra. Adesso probabilmente quando cambia la cultura avremo un aiuto, spero. Il governo, bene. Arrest meno 2, production efficiency 10%. Il prestigio, dai, in questo caso un po'. No, per adesso aspettiamo. Vediamo. Interessante. Due 72, però è tanto. Non me lo posso permettere. Questo qui è fondamentale, questo è un cazzo. Adesso 55 anni, sta invecchiando anche lui. Cambio di cultura. Dunque, qual è la cultura occitana? Allora, vediamo un attimo.
Progresso mensile di 3,9. Beh sì, anche se perdiamo tanti soldi, sì. Questo magari aspetta. Dunque il clero, nobiltà, meno 5 devozioni, 10%, mi piace questo qua. 5-2-4, non male. Lo godremo anche qualche annetto, non tanti, ma... Allora, 4-3-0, adesso abbiamo un deficit militare. Però va bene così. Per adesso va bene così. Non sprechiamo più. Allora. Bene con i genovesi, più 2 di unrest, vabbè, però adesso sta al limite quella. Allora, gain a skill 2, adesso comunque il cambio di religione probabilmente diminuiranno, forse dei. Vediamo un attimo, una riforma. Allora, Repubblica. Monarchia. Autismo più 10. La Repubblica. È la più interessante però la Repubblica. Anche se perdiamo tutto il discorso delle cose, abbiamo l'elezione. No, scelgo il primo. Così. Conta il dead. Allora 10 devozioni, 10 prestigio, devozione. Dai, dai missionari, dai missionari, dai. Dai, ci togliamo dalle palle anche sto problema qua. Perfetto, Papa Influence più 13, benissimo. Benissimo. Siamo vicini ancora a prenderci un punto di stabilità. Prestigio. Allora, Venezia, Lettman. Ah, ho intercettato la nave. Tardi. Bruciata, perfetto.
qui tutti che rompono il cazzo a Venezia, sti bastardi, ladri. Venezia si è espansa di lì, però è un problema. Noi non possiamo fare un cazzo. Perché non posso mettermi a costruire degli eserciti. La cazzo di cane. Adesso 8:40, perché stiamo beccando questi soldi? Ah, sussidi. La Francia che vabbè, allora a sto punto siamo l'esercito. Ecco, viene fuori. Ah, sono subito arrivati i merdaioli, porca troia, guarda i bastardi. Fanno saltare tutte le navi. Fanno saltare tutte le navi. Allora, un altro gruppo di idee. Trade, flute, Wargale, vabbè. Purtroppo fuori tutte le navi, cazzo, quello è un grosso problema. A pagarli. Venezia come è messa? Tutti personali. Allora, devo ricostruire le navi. Ah no, se le devo ancora. Ah già che sono in guerra ancora contro Siena, no, Ferrara e Milano. Allora, la Frisia, 15 diplomatic power.
ucciso. Ma chi se ne fotte? Riconosce. Arrivano ancora dei gran sussidi. Quindi a sto punto andiamo in qualche alla Polonia. È messo reputation time, allora static power oppure uno di stabilità. Preferisco la stabilità e adesso mi compro io. Non abbiamo perso più. Venezia sta perdendo. Non c'è quasi più Venezia. Rimane sulla Creta e forse qua. Papa di merda si è smarcato. Venezia praticamente rimane a Creta. Un attimo. 100%. No, devi pagarmi. Ti prendono un territorio. Qui c'è ancora Verona e Venezia. Poi gli ottomani figa, sono arrivati fino all'Austria, hanno mangiato l'Ungheria. Stanno allargando paurosamente. Qui o trovano un po' di freno di qua perché... Per adesso non si vede chi è che può metterli in difficoltà. Sono venuti su alla grande. Commedia dell'arte, prestigio, allora ministro per Ducati, sì dai. Tutto quello che può aumentare il prestigio lo facciamo. La lealtà del clero. No, beh, stavolta opto per prendere qualche punto, così almeno mi danno un po' di indicatore positivo. Dunque, a livello di tecnologia come siamo? 100%, quindi posso sviluppare l'idea. Se lo modifico più 50%, perfetto. Ottimo. Ottimo. Andrea. Costantinopoli, bene. Allora, dunque adesso mi ha aumentato i sailor. Facciamo delle robe serie. Mettiamo una qua. Una qua. E poi non so se ho... a fare iniziare a fare delle navi da trasporto
con Cipro e Venezia. Sì, dai, completiamo le idee. Dunque direi di scegliere ancora delle idee amministrative. Ho idee economiche o anche innovative, cose del prestigio, innovazione, tecnologie, istituzioni. Questo sì, innovative, via. Meno 10 per 20 anni, però. No, facciamo perdere un po' di. Cazzo. Con l'esercito. Devo perdere la stabilità. Vabbè. Allora, Cardinal Minister, 5 di influenza per il clero. Attività meno 5% nazionale, tolleranza. Vabbè, questo però al momento 10 di prestigio. Mi aumenta per il trade qua. Non stavo pensando tra punti papali e tutto sto ambaradan qua, perché poi questo qua ormai non mi serve più. Al di là della stabilità, ma no, prestigio qui. Qualche marinaio. A proposito di marinai. Spazio per 5 navette, però ne possiamo fare un quarto. Ah no, vabbè, prima delle navi di trasporto facciamo una roba, integriamo queste qua con una galea, ma non posso farlo. Only like ship can build for trade and ah beh sì, allora niente, facciamo un'altra galea, un'altra caravella. Due caravelle. Dunque, in questo caso per bilanciare un po' preferisco usarle per lo sviluppo quei punti lì, visto che erano rimasti un po' indietro con la produzione. Comincia a diventare una provincia con i controcassi, eh? E tra l'altro ho quasi la possibilità di costruire tra poco.
Benissimo. Sparita. Un paio di ditti per adesso non sbatti i coglioni. Allora, Church, Castle, Dock, Place. Lo faccio poi dopo il coso per aumentare la flotta. Pensare anche ad allargare a potenziare il castello, ma come 53, facciamo ancora un paio di soldati. Inizia anche le tregue. Ancora, va. Vediamo di guard. Più che altro per la produzione oppure per l'esercito, però preferisco andare prima con la marina. Dovrebbe aumentarmi di qualche unità qua al movimento. È andato a 15. No, perché almeno poi potrei, vabbè, a parte che ormai Venezia devastata. Qui c'è Ferrara che Napoli che è andata a Siena, Firenze che ha perso Firenze, è tagliata in due, il Papa che si è allargato, l'Austria sempre so perché. Bene la Francia, anche se la Britannia rompe i coglioni. Qua Austria è diventata, poi la Gran Bretagna si è unificata. Portogallo si è espanso in Africa, presa del Marocco, c'è già stata qualche scoperta. Mamelucchi stanno lottando contro minchia gli ottomani, che bestie. Che palle. Fino a maggio 1540, 10 anni. Vabbè, meglio la tecnologia. Stavolta optiamo per il prestigio, 80. Finite. Allora, dunque, vediamo un attimo il discorso del... Adesso ho costruito lo shipyard. Dunque, 17, 17 e a livello di marinai 18 ne consumiamo 12.
Quindi sì, qualche barchetta da trasporto la posso fare. Siamo con due magari. Flute, base mantenimento 0,05, quindi pochissimo. Engagement with 1. Credo che riescano a trasportare l'esercito singolo, però facciamone un paio. Abbiamo perso le ali. L'Austria. Comunque qui abbiamo perso già il leader, figa. C'era il cazzo perché dovevo usare i punti militari. Qui purtroppo devo un po' risolvere la questione, devo cambiare il focus. 74 anni, però 74 anni sta fermo, perché poi dopo il focus non posso rimetterlo dove era. Adesso a livello di idee, sì vabbè, sempre diplomatico e amministrativo. Niente, aspetto, dai, tanto muore entro 2 o 3 anni. E adesso qua soffre, porca, sono in ritardo, di brutto quello militare. Dunque, mothballiamo l'esercito. Tanto è inutile tenerlo lì potenziato. Sto subendo ancora una gran bella penalità, eh. Perfetto. Allora, no. Devo avere a che fare con qualcuno del clero. Dieci, eh sì, proprio l'influenza, va bene questo qua. E 1-5, va bene. Un attimo. Arretrato. No, poi mi manca. Tre virgola 32%. Perché poi dopo avendo colonialismo risparmierei almeno un centinaio di punti, però. La tesside, morto l'advisor. Adesso un po', dunque, quanto guadagno? 2,65. 65. Avere un punto. Cioè, perde, prendiamo i soldi, finite.
Un ciclo di lama. Qua puntano sempre il dito. Stavolta devo essere. Allora, questa è una roba importante. Contro la riforma. 35 col Papa, con l'Austria. Due missionari, tecnologia mi aumenta. Insomma. È di buono che mi aumenta l'influenza papale. Però di quei cazzi missionari lì non so cosa me ne faccio. Serviranno per convertire. Vabbè, per adesso lasciamo arrivare. Arrivo fino magari a 1550, poi. Diventa lunghissimo. Però sempre 2,92. Antisoft ovviamente portiamo fino a 9 soldati. Dopo questo abbiamo ancora poi una barca. Situazione politica, vediamo un po'. Sì, no, non ho voglia di perdere ancora un po' di tutto. Allora, vabbè, c'è Venezia che è un po' nella cacchina. Monferrato, che tra l'altro è strano che sia ancora. Guarda Ferrara. Monferrato è strano che la Savoia è praticamente sparita, incredibile. L'Austria sta facendo il culo a tutti. È sparita la Savoia, completamente. Conquistata da Ferrara e dalla Francia. Papa e Nizza. Genovesi ce l'hanno ancora, sì. La Venezia rimane Creta. Guarda oltremare. I romani sono fermati lì avanti, però stanno continuando l'espansione qua. Ormai sono vicini alle piramidi. Eccole qua, infatti.
Oh, finalmente, sì. Allora, posso abbracciare un'idea. Lava chip per 10, 6 2 maintenance meno 10%, 9 sì, dai, facciamo. Faccio anche con l'amministrativo. Decadimento del prestigio che diminuisce, va bene. Qui si avvicina a fare aumenti di combattività delle galee e anche la chance di catturare una nave nemica. Velo di nave il limite è ancora una. L'esercito per adesso non mi interessa aumentarlo. Qui, beh. E adesso ho aumentato anche il range commerciale. Emergenze religiose, allora 0,5 di corruzione. No, no, non perdo ancora la stabilità. Quasi sul punto di aumentarla. Contro gli ottomani. Nostre relazioni come stanno? Non siamo più amiconi del mondo, eh. Domani amici dell'Austria, austriaco, eh. Vabbè, però tutto sommato ci manteniamo in buone relazioni un po' con tutti, tranne che in Italia. Soprattutto, infatti, era rara che sta andando la conquista d'Italia praticamente. Poi si mangerà anche a Firenze. Che si sta mangiando Venezia? Milano? È stato chiamato nella guerra. Come mai? Siamo più alleati. Va
local per 50 ducati. Non siamo ancora gli altri, anche di cibo. Per quanto riguarda un grande alleato è la Francia, però c'hanno già le alleanze tutte piene. Ah, ciù, la Ferrara è stata contro la coalizione. Eh sì, ma perché effettivamente si sta alzando un po' troppo la testa. La stabilità 3, dunque vediamo qua. Allora, risenza la riforma 90%, blocchi di impatto sì, va bene. Mercenari, ecco, questo qua potrebbe essere interessante, anche questo sarei da qui. Dunque, per quanto riguarda le idee, anche questo è interessante, anche che... Mazzo. E poi mi darebbe anche questo, però un 15% prima di fare questo. E ci arriviamo giusto, al limite uso qualche punto per fare sviluppo. A livello di sviluppo adesso siamo a 30, se non sbaglio. 30. Quest'anno non mangiano i pesci, fanculo, per quello che c'ho il prezzo più basso di quel che vale. Molto bene. Dunque facciamo una roba, completiamo quel discorso con una caravella, poi la mando magari al porto qua Aleppo. Il morale aumenta. Ritardiamo un po'. Non voglio di perdere ulteriore prestigio. Perduto devozione.
rottura di palle quella storia di devozione e non devozione, perché poi bisogna tenere sotto controllo. Interno domani vanno a rompere le balle anche di qua. Io con che grinta. Terzo infanterie, sui super infanterie, carettate X-25. Smo 3 power meno 10 trade fi, ma preferisco 10 anni con un po' meno di trade power, però poi mercantilismo permanente. Per adesso siamo una bomba, più 3 di stabilità. Mi servirebbe però una flotta che non sia solo commerciale, e una per battagliare. Le prossime sono force limit modifier 50%. Ecco, questo è molto interessante, che mi amplia di brutto la flotta. E anche questo è interessante perché 50% di innovatività e va bene bene da fare entrambe subito, assolutamente. Che potrei magari assumere anche un consigliere. Allora, tradizione navale, vediamo un po'. Naval maintenance meno 15%. Combattimento, trade power, trade power. Adesso 25, abbiamo la possibilità. Dunque, facciamo una cosa. Prima arriviamo a 6. Un'altra potenza qua. Passa quella 18, 7, sì, no, dovevo starci dentro. E quelli non consumano niente, quelli da viaggio, almeno finché non partono. Dunque, 1550 mi fermo, eh. È già venuto. Qui non c'è granché d'azione perché purtroppo ho bloccato, però adesso magari ci faremo qualcosa.
però insomma un ruolo che è quello che è. Macchina da stampa. Vabbè, che è nata. Prussia. Brandeburgo. Situazione politica, vediamo un po'. Una grande Svezia, una grande Danimarca, Commonwealth. La Russia. Kazakistan, cercato. Gli ottomani che sono una bestia. Al momento inarrestabile. Notate anche l'imbalacchia. Mamelucchi non ce l'hanno fatta a riprendersi. Sono stati spezzati in due. I portoghesi sono consolidati in Africa. A livello di colonie. Gran Bretagna. Sembra l'unica potenza occidentale ma ci sono i portoghesi in Brasile gli spagnoli Francia e questi sono spagnoli Castiglia. Va bene, dai. Ragazzi, vi fermo qui. Ripartirò la prossima volta. Sempre cercando il massimo sviluppo e aumentando la nostra forza commerciale. Poi pian piano vedremo un po' cosa fare. Quale sarà il nostro ruolo? Iniziare magari a partecipare a delle guerre, cercare di avere dei territori anche da qualche altra parte. Va bene, dai, fermo qua. Un saluto ragazzi, ciao.